Allora, ciao carissimo Giorgio, siamo qui ancora per un'altra volta in nome di Nostra Maestà Augusto Imperatore, fondatore del Sacro Romano Impero. Io ti saluto e ti voglio dare una notizia. E vado in Abissinia, cara Virginia, ma tornerò. Sì, anch'io. No, io sono in Abissinia e non torno, perché se trovo una bella Abissinia mi ci fermo, caro mio, non torno indietro, torno qui a fare. Alla faccia di Virginia. Ecco, la faccia di Virginia. No, ma in effetti è così che capitò, ti ricordi quanti accoppiamenti dei nostri laggiù? Ma infatti questo a dimostrare quanto eravamo razzisti noi, no? Appunto, ma anche tuo zio si vede da fare, se non sbaglio, vero? Sì. Visto? Dagli anni, da fine dall'880-90 fino al 1940, quando finì anche la nostra colonizzazione in Eritrea, sì. L'Eritrea si riempì letteralmente di mezzi sangue. È logico. Siamo cosa noi. Che non era mai successo nelle colonie di Sua Maestà Britannica. Ma nemmeno in quelle francofone. Noi eravamo razzisti e loro no, capito? Appunto. Questo è strano però. Non sembra un po' strano questa cosa qui? Ti sembra? No, perché io sono in Abissinia. A Virginia, scusa. Dico, guarda, mi dispiace, ma io non torno più. Appunto. E chi ci torna a fare? Senti, guarda, tu mi hai preso... Ti vuoi dare una notizia? Un contropiede, ma no. Io qui... Ah, bene, bene, scusa, ti devo dare una notizia, prima di parlare di questo. Sì. Io vorrei esprimere la mia solidarietà all'amico Elia, perché gli è arrivata una brutta lettera da parte Elia di... Elia, da non scambiare con Isaia. No, Elia, non è Isaia, non c'entra niente. Da parte di Lo Signori, perché lui ha avuto il torto di pubblicare alcune pagine di un certo libro che non piace a certi signori, e quindi è sotto tiro. Io a questo punto faccio appello a tutti quelli che conoscono Elia, a cominciare da me che l'ho già fatto, sono già pronto a stare vicino ad Elia, perché non va lasciato così. Ma guarda, questo io sono prontissimo per Lo Signori a mettere in onda il numero dei peli dei miei coglioni, capito? No. Basta. Se li voglio lo contare. Basta così. Tanto gli finisce male, Lo Signori, possono fare quello che vogliono, denunciare, delazionare. Non dimentichiamoci. Ormai è fatta. Lo so, ma momento, non dimentichiamoci quello che è successo in Siria settimana fa, perché hanno bombardato ancora una volta impunemente a pochi chilometri da Tartus, dove c'è la sede della base navale russa, e insomma la cosa onestamente non mi è piaciuta, e non mi è piaciuto che i russi non siano intervenuti. Avranno la risposta adeguata, ne sono convinto. Speriamo. A questo punto non ci può essere domanda senza risposta. Spero che sia così, io me lo auguro. Adesso, caro mio, passiamo... Allora, senti, no, ti leggo una cosa. Sì, passiamo al tuo pezzo forte. Ebbene, i nostri amici... I nostri amici hanno bisogno di un po' di informazioni. Infatti. Che ne dicano e che ne pensano. Mussolini, su Il Popolo d'Italia, del 4 giugno 1919. Sì. Cioè un secolo fa. Sì, quasi. 94 senti un anni po' fa. Cosa scriveva? Senti un po' cosa scriveva. Chi possiede le casseforti dei popoli dirige la loro politica. È vero, è il Duce, ha capito tutto. Dietro i fantocci di Parigi sono i Rothschild, i Warburg, gli Schiff, i Guggenheim, i quali hanno lo stesso sangue dei dominatori di Pietrogrado e di Budapest. Preciso. Serve nient'altro? No, più chiaro di così, s'amore, dicono a Roma. Oh, o un'era, se non lo capisci... 1919. Lo so, ma allora, scusami Giorgio. Dopo un secolo c'è della gente che ancora non l'ha capito, peggio per loro. No, scusami. Ne pagheranno le conseguenze. Scusami, un certo Napoleone lo capì. Certo,
ma lui era legato a tante altre questioni, questo esatto. Qui invece era una questione diversa. No, invece il Duce, Mussolini appunto, lo capì anche lui, lo scrisse pure quell'articolo famoso che tu hai citato adesso, io l'ho letto tempo fa, ma e dove dimostrò le parentele. Non è che lo capiva, lo sapeva. Sì, appunto, no, lo sapeva, infatti lo disse, dimostrando anche le parentele fra quelle di Wall Street e quelle di San Pietroburgo, di Mosca. E adesso senti quest'altra. Dica, sì. Questo è stato scritto, è stato fatto, scritto per un discorso alla Camera dei Fasci il 2 dicembre 1942, scusa. Chi è stato il primo a introdurre nella legislazione le discriminazioni razziali? Mm-hmm. Fu l'Arcidemocratica Repubblica Stellata. Furono gli Stati Uniti a creare per primi la discriminazione fra europei e italiani e, come se ciò non bastasse, fra italiani e italiani, tanto che dovevano essere esclusi dall'immigrazione perfino i Liguri, sì. Questa razza che 1000 anni prima di Cristo aveva dato la civiltà a tutto il sud occidente europeo. Va bene? Certo. Quindi infatti, abbiamo tutta una marea di teste di cazzo, a cui noi diciamo tranquillamente siete teste di cazzo, che piantano le grane per le leggi razziali. Se la pigliassero con i loro padroni, no? Appunto. Ma non con noi. Esattamente. Capito? E lo venissero a dire a me. Io poi li manderei alla loro mamma, che sappiamo, la loro mamma staziona le sere e le notti lungo il raccordo anulare con lo scopo di distrarre gli autisti. No, per accampare, diciamo così. Oltre che distrarre gli autisti, anche per tirare a campare. Esattamente. Lo andassero a dire alla ministra Cozzolino, come si chiama quella cancelliere? Cancella sta minchia, no, anche la Kienge. Kienge. Posso farti una domanda? Ma chi ha votato la Kienge? No, nessuno. È stata eletta a furor di Napolitano. Ah. Non è stata proposta. Chissà chi gliel'ha consigliata Napolitano. Se no, non l'avrebbe votata nessuno. Ascolta, ma secondo te chi gliel'ha proposta Napolitano? Lor signori. Ah, ecco. Che dovevano garantire l'ingresso artefatto, no? Degli schiavi anche in Italia. Mm-hmm. Compreso. Ma a questo punto. Questo è quanto. Vorrei sapere se la Kienge si è letto la dichiarazione di quel diplomatico del Congo, che sono anche in rete, che l'ha detta a Ginevra, presso la sede ONU di Ginevra, dicendo che arriva qui dall'Africa è soltanto la freccia di quel continente. Ha detto il diplomatico del Congo, non io, o un altro europeo. E certo, quindi, fra cui la Kienge. Appunto, chi l'ha mandata qui la Kienge a proposito? E come fa questo qui a essere ministra senza essere stata eletta? Il diplomatico congolese. Adesso io non è che sono con lei, con la Kienge, non sono razzista, no, però. Tu non devi dire che ce l'hai con lei, noi ce l'abbiamo con lei, tant'è vero che l'abbiamo denunciata 2 volte per alto tradimento. Ma sì, ma lei non è italiana, scusatemi, non può fare la ministra, cioè è chiaro che fa gli interessi al suo paese. Appunto, siccome allora, lei per fare la ministra ha dovuto giurare alle leggi italiane, ma che giurare? Il suo comportamento confligge sistematicamente con le leggi per le quali lei ha votato. Scusami, ti faccio una domanda, ma come si può giurare davanti a Napolitano? Si può dire che Napolitano è un presidente? No, tu giuri davanti al Napolitano, io gli avrei sputato, guarda. Ecco, quello sì. Ma non giurare, cosa vuoi giurare? Ma chi è Napolitano? Chi cazzo l'ha eletto? Sì, ma io voglio l'elezione diretta. Napolitano, scusami, il Presidente Napolitano della Repubblica. Napolitano per Kienge va benissimo, no? No, per Kienge, ma non per noi. Però scusami, per Napolitano. Sono misura l'uno all'altro. È ora che in Italia si elegga direttamente il Presidente della Repubblica. Sì, è ora, ma non lo fanno, ovviamente, no? Ecco, basta. Non lo fanno, è ovvio, no?
E poi questo presidente deve avere mando i poteri, non che sta lì a fare il ciurla, si fa sbattere di qua di là dalle correnti partiti del cacchio. Lo so, lo sappiamo, ma tu queste cose è inutile che le dici, perché i nostri amici, quelli che ci seguono, sono perfettamente d'accordo con noi. No, appunto, ma invece quello che a noi interessa, sperando che questo video possa allargare la cerchia dei nostri amici, che arriva quello anche di a Quirinale. Allargare, vada avanti. Che allargare le capacità informative dei nostri amici, i quali argomentando con i loro amici sodali o nemici, sappiano quello che devono dire, ecco, quello certo. Che ci interessa, no? Vedi quello che c'è scritto qui, questo è... Leggo. La ci leggo, sono leggo. Due cose, guarda. Cacchio, ho letto uno leggo, è... c'è di Como. Una è scadenza, c'è il caos totale, mi pare ovvio. Perché... Leggo chi? Ma chi è quello che fotografia? Chi è? Questo paese, questo... Ma l'altra cosa più bella è questa qui, no? Dice, ma perché non hai pagato il biglietto sulla Concordia? Dice, ma che biglietto? Io ero un amante di... del pilota del scusa, grande nocchiere. Mi sorge un dubbio. Sì. Ma non è che anche Angelo Iachino la sera del 29 marzo del 41 aveva anche lui un amante a bordo? Può anche darsi, ma probabilmente o femmina o maschio. Appunto. No, per far sì che noi facciamo quella fine. Una femmina travestita da maschio. Può essere. Lui e altri come lui, i suoi compari, in ogni caso schiaffino, non cazzo si chiama quello stronzo, quell'assassino, e mi citasse per calunnia, lo ripeto, è un assassino, ma anche per me il degno erede, è il degno erede di Maugeri, di chi? Di dovere? Di Maugeri, no? Cioè dei grandi, appunto, di Maugeri, Benovesi, e di tutti gli altri. Sansonetti, bravo. E poi diciamo, quell'altro lì, quell'altro, quello che ha scritto, quello che ha scritto, da Zara, quello che ha scritto Pelle d'ammiraglio. Sì. Da Zara. Oh, ti raccomando, da Zara. Io l'ho conosciuto. Ah, com'era? Ma è una persona, era un bel proprietario terriero di una tenuta molto bella in Maremma, si chiamava La Bagnaia. Ah. Però... Questo è buono sapere. Ma ci saranno gli eredi lì adesso? Ma francamente non te lo saprei dire. Comunque è chiaro che l'ammiraglio era un assimilato. No, sai perché? T'ho chiesto così. Perché quella proprietà andrebbe ridata al popolo italiano per altro tradimento da parte sua. Ah, certo, io gliel'avrei levata tranquillamente. Io so poi... essendo lui molto ben ammanicato, che ovviamente quella tenuta, che era indubbiamente una tenuta modello, scampò alla riforma agraria voluta dalla Democrazia Cristiana, che coinvolse invece altri che non erano coinvolti in queste cose. Ho capito. Capito? Comunque scampò. E lui aveva appunto questa... all'inizio di questo suo libro lui aveva scritto una frase, una specie di poesia, di cui ricordo le ultime due versi. Dice: ma non pelle di raglio, bensì pelle d'ammiraglio, bell'ammiraglio. Se per te essere ammiraglio consiste nel consegnare la flotta al nemico, ben venga la riforma per cui gli ammiragli li leghiamo con un po' di cemento sotto i piedi e li immettiamo, no? In un pilastro. Nei mari, come pilastri, eccetera. Esatto. Se mi permetti, però, sì. Tu intanto parla di qualcosa, sì, sì. Io vado a cercare un documento che ho qui, a portata di mano. Prego, prego. Insomma... Purtroppo c'è poco da fare, la lingua batte dove denti duole. Questo paese che è nato, o meglio, questa Repubblica che deriva dall'8 settembre, o meglio ancora, 25 luglio e seguenti, non poteva che essere un paese venduto, sempre allo sbando, e sempre peggio. Ogni giorno che passa, anziché esserci un miglioramento, c'è un peggioramento.
Quindi adesso Grillo chiama Letta Capitan Findus, per esempio, ma non basta sfruttare chi danneggia il paese, qui ci vuole molto molto di più, anzi un'azione concreta e decisa. Prima si fa meglio è, ma da solo in pochi non si può fare, se la facciamo tutti. Ah, nave poltrone, beh, quello ce l'ho, il classico. Vabbè, ma leggiamo un pezzettino. Ah. Per far capire che cosa significava il tradimento di questi personaggi. Sì, rifrescare la memoria degli italiani, in questo caso è d'obbligo, perché qui tutti si dimenticano di tutto e poi non sanno perché siamo ridotti in questo modo. Cioè la causa, l'origine non la vogliono mai capire. Tensino ci aiuta a capirlo. No, vabbè, ma gli italiani sono quelli che sono, lo sappiamo. Ma lo sapete, sì, ma... Che vuoi fare? Gli italiani, se ben guidati, ricordiamoci che durante la ritirata dalla Russia di Napoleone, 1812, sì, gli italiani sono quelli che si sono battuti con maggior valore. Fino all'abdicazione di Napoleone sono quelli che hanno sostenuto tutta quella sequenza di battaglie, tra cui una vittoria, se non vado errato, la vittoria di Lipsia. Ma scusami. Che ha ritardato di molto la caduta e il crollo di Napoleone. Questi erano gli italiani. Infatti, poi c'è una cosa. Se ben guidati, gli italiani si comportano perfettamente. Ma lo so, l'ha detto anche Rommel. L'ha detto anche Rommel, ma non, tutti l'hanno detto. Scusate, vogliamo dire da dove provenivano i soldati italiani di Napoleone, per favore? Beh, venivano da tutte le regioni d'Italia. Sì, ma la buona parte proveniva dal Matese. Vabbè, Benevento. Allora, esattamente, allora, non solo, ma una delle brigate che maggiormente si sono fatte rispettare durante la ritirata di Russia è proprio la brigata Aquila. Ah, tu parli di Napoleone? No, sto parlando della seconda guerra mondiale. Ah, brigata Aquila, sì, dice Aquila. Parlano lì. Tutti della Julia, parlano sì. Tutti della Cuneese. Ma ovviamente, non parlo dell'Aquila, grande, non parlano mai dell'Aquila, a proposito che si è sacrificata per intero. Scusami Giorgio, vogliamo ricordare a proposito del Matese che anche Giulio Cesare attinse molto al Matese per la campagna di Gallia. Era gente tosta, è gente tosta. Certo, tanto è vero che i Sanniti furono quelli che misero le corde romani, gli fecero dei torci verdi. Non solo misero le corde, ma fecero passare sotto le forche caudine. Appunto, non so se mi spiego. Poi i romani si vendicarono andando a fregargli le donne. Sì, ma comunque... Ma perché gli fregarono le Sabine? Ma no, non è che si vendicarono. Se no. Dovevano fare razza, era bene che si facesse con quella razza lì. Ma scusi, ma io devo dare una vacca di razza a un bel torello, gli do, la scelgo, no, scusa. quindi secondo te fu questo il motivo, non che mancavano le donne romane? È chiaro, no? Mi pare ovvio, no? Che era gente che scherzava questo. Ma oggi come oggi, allora mi... senti un po', scusami, dopo... la parentesi, ma dico oggi come oggi avrebbe senso incrociare un romano con uno di Benevento, domanda? Sì, direi di sì. Ma meno che non sia una parente di Vendola. No, Vendola non è il Benevento, scusami, Vendola non c'entra niente, parliamo anche a campagna nord occidentale, Vendola è la Puglia, scusami. Le propaggini di questi sibariti, capito? Ah, ho capito. Ma scusate, ma io ero convinto che i sibariti erano estinti, invece guarda te che siamo arrivati a fine di Chivendola, questo non lo sapevo però. Sì, ma altro che quello. Altro che Sodoma e Camorra. Vai avanti, vai. Allora, leggiamo cosa scrive sì. Antonino Trizzino dopo l'attacco cosiddetto proditorio, ma proditorio non perché l'avevano fatto gli inglesi, ma proditorio perché i traditori ammiragli italiani avevano preparato tutto per far sì che gli inglesi colpissero a fondo la nostra flotta. Esatto.
L'indomani mattina il solito ricognitore inglese fotografava la Cavour quasi completamente sommersa dalle acque. La Littorio sbandata da un lato e con la prua affondata, la Duilio anch'essa piegata su un fianco e semisommersa. Larghe chiazze di nafta si vedevano affiorare dappertutto nel Mar Grande. E mentre da noi si cercava di attenuare l'entità del disastro, le fotografie facevano il giro del mondo. Infatti. Il giro del mondo. È vero. Al bilancio di quella tragica notte bisogna aggiungere la perdita di 4 piroscafi scarichi, 4, che rientravano da Valona a Brindisi. Furono intercettati e affondati dagli incrociatori di scorta dell'Illustrios, che per ingannare l'attesa degli aerei di ritorno da Taranto si sono spinti nel canale di Otranto, tanto per fare una passeggiata. Sì, la potevo fare, sì. Ma qui, scusami Giorgio, ma qui era tutto concordato con Supermarina, perché sennò gli inglesi col cazzo si avventuravano là dentro. È evidente. Caro Schettino, tu hai fatto quella scuola, sei seguito a quella scuola. Esatto. Sei erede di quei, quei personaggi lì. Il comandante in capo del Mediterraneo, ammiraglio Cunningham, tirando le somme, concludeva il suo rapporto a Londra con queste parole. Non vi può essere dubbio che l'aver messo fuori combattimento metà della flotta italiana da battaglia ha e continuerà ad avere un grande effetto nel corso della guerra. Vero. Se io fossi stato in Hitler avrei preteso immediatamente la consegna e la condanna di tutti gli ammiragli comunque responsabili di questi avvenimenti. Sì, sì. Qualora non fosse stato fatto, dichiarazione di guerra immediata nei confronti dell'Italia. Sì, no, occupazione dell'Italia totale. Occupazione totale dell'Italia, cosa aspetti? No, un altro anno, guerra. Due anni quando si no, sa non che la guerra, era quella. Ma guarda, scusami, inizio da fare così, guarda, ti spiego. Preparare 10 divisioni, così in modo molto veloce e segreto. Sbarrare il Brennero e poi mandare 3-4 divisioni paraudisti a Roma, prendere Mussolini e digli: caro Duce, l'Italia non te la tocchiamo, però la guerra la facciamo noi, perché tu hai questo, questo e questo che tradiscono, queste sono le prove. Tanto l'hanno dovuto fare dopo. Ma era troppo tardi dopo. Chi ritarda? Impariamo dal grande Stalin, il quale a un certo punto ha fatto fuori i generali. Però siccome se n'era dimenticato di uno, ha aspettato fino al 1942 per farlo fuori. Chi era? Capito? Chi? 1942. Chi era quel Vatutin? Chi? Vatutin. Ah, Vatutin, sì. Vatutin. Ma Vatutin non fu fatto fuori nel 44 in Ucraina. Ancora, ti mai, 2 anni dopo ancora, mentre stavano vincendo la grande, beh, ho sbagliato di 2 anni. Ma scusa, ma tutti fatto fuori perché Stalin temeva che ne prendesse il posto, non perché tradiva. Ma infatti, e ti immagini se avesse tradito. Appunto. No, ma io dico solo questo, in effetti Stalin, no, ebbe a dire di Mussolini, che fu il più grande statista del XX secolo, ma che ebbe il grave torto di non aver messo al muro i suoi nemici. Lo dice Stalin. Esattamente. Se uno va su internet e scrive aforismi di Stalin, salta fuori questa frase. Esattamente. Salta fuori. Allora, senza indulgere in speculazioni per quanto riguarda le ripercussioni politiche, è già evidente che questo attacco coronato da successo ha grandemente aumentato la nostra libertà di movimento nel Mediterraneo. È Cunningham che continua a scrivere ed ha così rafforzato il nostro controllo dell'area centrale di questo mare. Non si tratta solo di controllo, si tratta anche di dare un esempio a tutte le popolazioni che capiscono perfettamente che gli italiani sono dei cialtroni e che quindi qualora qualcuno avesse intenzione di allearsi con gli italiani il rischio era di far la fine appunto delle navi affondate nel porto di Taranto. Chiaro?
No, purtroppo, guarda, qui puoi ricordare, nel 1938, nel ventennale della fine della prima guerra mondiale, questo ho già raccontato, ci fu a Londra una riunione fra ufficiali ex combattenti delle varie nazioni che parteciparono alla prima guerra mondiale, tra cui Italia, Germania, la Polonia, la Russia, la Francia, eccetera. Allora, nel 38 però a certi vertici già si sapeva che sarebbe andata una guerra. Allora un generale inglese si avvicinò al capo stato maggiore della nascente Wehrmacht, adesso mi sfugge il nome, si chiamava, come c'è scritto, nel secondo 38 scrive capo stato maggiore della Wehrmacht, 1938, a parola il cognome di questo generale. Allora l'inglese, quello inglese, dice a tedesco: senta, ma secondo lei, se ci sarà un'altra guerra, chi la vincerà? Il tedesco rispose così, disse: guarda, io non so chi la vincerà, ma sono sicuro chi la perderà, e cioè quella nazione che si alleerà con l'Italia. Ecco, lo disse nel 38. Perfetto. Perfetto. Capisci cosa voglio dire? Perfetto. Guarda, questa è una cosa, mi pare che si chiama Morrell, mi sembra qua, mi sembra. Non ho presente, non ho presente. Ti dico solo che questa frase, detto generale, guarda, beh, insomma, non so cosa dire. Continuo lo scritto di Cunningham. Sì. Esso ha permesso che due navi da battaglia fossero rese disponibili per operazioni in altri mari, parlava appunto delle sue navi, sì. Mentre l'effetto sul morale degli italiani deve essere considerevole. Direi. Ricordiamoci che quando ci fu la resa della flotta italiana, che andarono tutti belli belli quatti quatti a consegnarsi a Malta, gli inglesi poterono spostare dal Mediterraneo tutte le loro navi e incidere pesantissimamente nei confronti del Giappone. Esattamente. Quindi la nostra defezione è stata anche una delle cause fondamentali della sconfitta del Giappone. Sì, ma non solo. Questo fatto, bravo, mi ha fatto bene a dire, questo fatto mi fu ricordato a Tokyo quando andai al Yasukuni Tempio, il Tempio Yasukuni, che sarebbe il sacrario dei, mi sembra come fosse il sacrario di Puglia per i giapponesi, no? E c'era una riunione di 200 e passa ex combattenti giapponesi, dei Shinyo, che sarebbero un po' erano i colleghi della decima massa italiana. E uno di loro non ricordò questo fatto, disse: per colpa vostra abbiamo avuto più inglesi contro di noi. Aspetta un attimo, va avanti, aspetta un attimo, aspetta un secondo che arriva subito, un attimo. E allora continuiamo in questa lettura, perché è una lettura molto importante di un testo che consigliamo sistematicamente a tutti i nostri amici. Se lo trovate, a qualsiasi prezzo, compratelo. È probabile che nell'ignoranza fattistica generale di oggi questi libri si trovano sulle bancarelle a uno, massimo 2 euro. Li dobbiamo salvare. Eccomi, Giorgio, li dobbiamo comprare anche per salvarli. Continuiamo nella lettura. Sì. Ho buone notizie per voi, disse il giorno dopo Winston Churchill ai comuni, agitando il dispaccio che aveva ricevuto proprio allora. E dopo aver fatto il resoconto dell'accaduto, concludeva anche egli: l'equilibrio delle forze navali nel Mediterraneo è stato mutato. In effetti, da questo equilibrio dipende la vittoria o la sconfitta. Poi farò una considerazione. Fortuna volle che il giorno 12 il tempo si mettesse al brutto, impedendo che fosse ripetuta l'azione la notte seguente, come era stato già predisposto, con 6 aerosiluranti
7 bombardieri e 2 lanciarazzi. Diversamente la disfatta avrebbe assunto altre proporzioni. Beh, sì. Questo per quanto riguarda il nostro paese. Pagina seguente. Nuovo articolo, nuovo capitolo, scusate. La disfatta subita senza combattere dalla Marina italiana nella notte dall'11 al 12 novembre 40, sì, decise le sorti della guerra tra l'Italia e la Gran Bretagna. Sì. Taranto fu la Trafalgar italiana. E sì, in effetti c'è un'altra cosa da dire. Una considerazione. Un anno e un mese dopo, ci fu la nostra impresa d'Alessandria. E nonostante che ristabilivano un certo equilibrio, anzi, avevamo anche dei vantaggi, la supermarina rimase sempre immobile, faceva finta che non fosse successo. Addirittura, nemmeno propagò l'impresa di Alessandria. Quando gli inglesi invece propagarono l'impresa di Taranto, quindi noi no. Hai capito? Esattamente. Questa differenza, non so se vi spiego. E per fortuna che Valerio Borghese tutti i suoi uomini li esercitava in maniera tale che nessuno sapesse cosa facessero e dove si esercitavano. Meno male, che vorrei aggiungere una cosa, perché a questo punto occorre una considerazione importante per i nostri amici. Nel campo delle strategie navali, la strategia navale non è come le persone credono, cioè non è che chi fa le strategie, cioè quelli che stanno dietro ai tavolini, non è che si basino sulla disponibilità reale o sulle navi che circolano in qua e là. Si basano invece come se fossero in una partita di scacchi. Tant'è vero che una nave importantissima tedesca, la Tirpitz, che per lungo tempo fu tenuta bloccata dentro un fiordo fino a che con una operazione molto ardimentosa riuscirono a farla affondare, veniva considerata comunque come pericolosa, anche se sarebbe stato molto ma molto difficile che uscisse fuori dal fiordo, no? Sì, sì. Per attaccare i convogli. Però siccome quelli che stanno ai tavolini valutano le cose come se giocassero a scacchi, tenevano presente di queste presenze, no, nelle loro strategie, per cui per loro la presenza di una nave in superficie era già importante. Ecco perché fu importantissima la vittoria di Trafalgar da parte di Nelson. Sì. Non perché, attenzione, gli inglesi avevano avuto l'esempio già da secoli che gli spagnoli, guarda che Trafalgar era comandato da uno spagnolo, Sì. Era flotta spagnola, non era flotta francese. No, ma c'era Villeneuve che la comandava. L'ammiraglio Villeneuve, era un nome spagnolo, adesso non mi viene il nome, era un nome spagnolo. Ma io ho saputo di Villeneuve. E poi la flotta era franco-spagnola, Nome Villeneuve. E il comandante che poi si suicidò. Sì, sì. Fu messo in disparte e cadde in depressione e si suicidò. Ma il comandante era spagnolo. Sì. Perché la flotta era in prevalenza spagnola. Ora, non è che gli inglesi temessero tanto la flotta spagnola diretta e comandata da uno spagnolo. Ma il fatto è che pur rimanendo alla fonda avrebbe rotto comunque le scatole. Lo stesso discorso è quando gli inglesi bombardarono la flotta francese in Marocco, mi pare. Il bombardamento della flotta francese nel 41. No, a Bukir, sì. Mi sembra l'Algeria. No, che a Bukir? Bukir era all'epoca di Napoleone. No, furono gli inglesi a Bukir, sì, mi pare. E in Algeria. Allora, le due sconfitte della flotta napoleonica sono state Trafalgar e l'altra a Bukir. L'affondamento della flotta francese, che era la fonda, dopo nel 40 l'armistizio, sì, esattamente, è avvenuto non perché questa flotta francese in se stessa fosse pericolosa, perché rischiava
comunque di allearsi con i tedeschi, che i tedeschi avevano già fatto la pace e avevano accettato che la flotta rimanesse alla fonda. Sì. Va bene? Sì. E non mi viene il nome, accidenti, e vabbè. Comunque, sì, beh, comunque sì. È successo che gli inglesi attaccarono a tradimento la flotta francese e la buttarono, cioè la fecero fuori uso. Flotta francese che non avrebbe assolutamente agito nell'interesse dei tedeschi. No. Caro? Sì. E quindi è stata l'eliminazione di un elemento disturbativo delle strategie navali degli inglesi. Dell'ammiragliato. Non so se mi sono spiegato. Sì, 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 certo. Allora, certe cose, cioè mentre certe unità militari terrestri sono sempre prese in considerazione per le loro capacità di movimento, le flotte invece sono prese in considerazione per la loro quantità statica, no? Indipendentemente se queste sono operative o meno. Esattamente, è vero. Tant'è vero che l'affondamento delle navi italiane alla fonda a Taranto non è che ha aiutato molto gli inglesi, perché quelle navi molto difficilmente si sarebbero distaccate da Taranto per andare da qualche parte. È vero. Disturbavano le strategie degli strateghi da tavolino. Ma infatti, guarda, do di più. Comunque, l'attacco di Taranto, tu lo sai, fu preparato addirittura nel 35. Esattamente. Esattamente. Mentre, attenzione, perché i nostri servizi lo sapevano, gli ammiragli lo sapevano, ma volutamente lasciarono che la strage si compisse. Beh, ci fu il tradimento vero e proprio, il tradimento operativo, sì, il tradimento per ignavia, esatto, il tradimento per disinteresse. Sì, sì, ma l'ho fatto apposta. Il tradimento è costituito da tutte queste componenti. Ma infatti sto dicendo che queste cose... Ma da una sola. Ascolta, queste cose che tu dici furono perfettamente in te e comprese dalla detto navale giapponese in Italia, allora capitano di fregato di corvetta Toyo Mitsunobu, che poi doveva diventare, dopo la morte di Yamamoto, il suo erede, poi non so, poi invece non andò più in Giappone, ma sei in Italia, che fu ucciso, mi pare, in Toscana nel luglio 44, insieme, e c'era anche la generale Shimizu. Sì, in un agguato también. Ecco, bene, l'ammiraglio Toyo Mitsunobu, cioè scusa, il capitano di fregata della marina giapponese, Toyo Mitsunobu, appena seppe la notizia che a Taranto è successo quello che successe, partì da Roma e andò a Taranto a vedere che cosa era successo. Esattamente. E lui, quando andò lì, si cominciò a mangiare la foglia, cioè cominciò a capire che le cose non quadravano, perché lui si fece domande già all'inizio, ma perché gli italiani non prendono Malta? Perché non vanno giù da Gibilterra? Cioè, si pose domande strategiche, logiche, perché i giapponesi, come gli inglesi, anche loro a tavolino pianificarono le cose, perché poi i giapponesi, tra parentesi, persero la Trebisonda nel caos strategico di quella battaglia del Midway, perché se lì anziché... Ma non è tanto il caso strategico, lì realmente hanno perso la flotta, ma l'hanno persa combattendo. Lo so, ma l'hanno persa anche per errori gravissimi commessi da loro stessi, però l'hanno persa combattendo, hai ragione tu. Non entriamo nel merito. No, nemmeno se sta. Però l'hanno persa combattendo, noi no. L'hanno perso combattendo. Ma noi no. È lì il problema, è questa la differenza. Esattamente. Ecco. L'hanno persa per noi l'abbiamo persa per vigliaccheria. Esattamente. Vigliaccheria e tradimento. Sì, senti, allora. Giorgio, scusami, un'informazione di servizio. Se possiamo chiudere 10 minuti, perché c'è una persona che mi aspetta, è una cosa un po' urgente. Altrimenti, sì, ma un secondo, quest'altra cosa, poi chiudiamo. Esattamente, no, sì, sì. Leggo 10 righe, sì, sì, e grazie. Poi semmai no, il discorso possiamo fare lo riprendiamo. Fra mezz'ora, io ritorno e possiamo fare la seconda puntata. Vabbè, ecco. Dopo il ritorno e parliamo di Fruccio Parri, sì. Ritorno fra mezz'ora allora, dopo. In ogni caso. Adesso finiamo il discorso qua. Sonnerò.
Dopo l'esonero di Cavallero, Girosi passò a capo del reparto operazioni di Supermarina e, a guerra finita, divenne segretario generale del Ministero Marina, poi capo di gabinetto alla difesa e quindi comandante in capo della flotta. Sì. Ma appunto perché suo fratello aveva lavorato in guerra per il nemico, la sua posizione appare incompatibile con gli incarichi ricoperti. Sì. E non doveva trattarsi per Marcello Girosi di un lavoro di secondaria importanza, se gli fu conferita la Silver Star, decorazione concessa a pochi civili, per aver contribuito, diceva la notizia degli Stati Uniti, a staccare il comando della flotta italiana dal regime fascista nell'estate del 1943 e per aver assicurato alla Marina americana importanti segreti di fabbricazione. Ascoltami, Marcello Girosi era fratello di un ammiraglio italiano omonimo che era capo del controspionaggio. Esattamente. Marcello Girosi divenne, dopo guerra, socio del marito di Sophia Loren. Lo sapevi questo? Bene. Ecco, quindi no, dico solo questo. No, lo capisco perfettamente. Esatto, adesso senti Giorgio. Lo capisco perfettamente. No, dico già qui. Allora, ci vediamo dopo. Sì, ci vediamo dopo, che tu ti chiamo chiudi io. Qui, tu chiudi bene e poi sì. Dopo recuperiamo. Sì, sì, esattamente, prima puntata, ci vediamo dopo. Ok, ciao. Ciao, sì. Ciao.